Pineto deludente, KO netto a Porto Maggiore in gara 2 dei quarti dei playoff di A3. Squadra solo a tratti apprezzabile, vedi ottima rimonta, ma soltanto quella della seconda frazione. La determinazione ferrarese costringe ora l'Abba alla bella, in programma giovedì 28 al Pala Santa Maria alle 20:30. Pazienza e speriamo bene. Perde un altino rabberciato, ma si è rivista dopo l'intervento e legamenti la capitana Sissi Costantini sul parquet del Club Italia, ma la formazione del Press Papa continua a non dispiacere. La retrocessione è da tempo un dato di fatto. Venerdì l'anticipo a Lanciano contro il Vicenza. In B, alla retrocessione scontata dell'Alba di nuovo sconfitto, si aggiunge mestamente quella del Paglieta, largamente battuta a Monterotondo, e sono quattro, includendo l'Impavida. In B1 femminile invece una pazzesca rimonta nelle immagini da 0-2 e nel terzo set da 17-23 a 25-23 per poi vincere al tiebreak, è tutto merito di una epica Teatina Chieti che ha travolto la fortissima vice capolista Castelfranco di Pisa. Le neroverdi ora si aggrappano all'ultimo turno da vincere ai Sernia già in B2, sperando in un altro contestuale KO dello Iesi per ritrovare poi il sestetto marchigiano nei playout. In B2 Abruzzo ad altissimo rischio, prevista la debacle del Pescara 3 a Fasano, così come nel derby quella del Montesilvano a Teramo che chiude, sarà a riposo nella prossima al secondo fantastico posto, ma fa peggio la Danunziana che retrocede cedendo nello scontro diretto al Pagliare che scenderà sabato sul campo del Gada con la speranza che almeno una delle restanti due abruzzesi vada ai playout. Di questi tempi sarebbe già qualcosa.